Ma c'ho un gnoccone da panico! La sì, la sì, Isabelle, Isabelle. Allora, oggi mi sono fatta un altro trucco che, fra parentesi, non fa tutto sto... Cioè, fa cacare. No, non fa cacare, però poteva venire meglio. Come al solito, come tutti i trucchi che io faccio, non li vedo mai abbastanza. Aspettate. Allora, questo video lo voglio fare perché, innanzitutto... ci tengo a precisare delle cose, perché voi lo sapete che a me mi piace essere molto precisa nelle mie cose. Aia. No, precisa nel senso, voglio che quello che dico sia capito nella maniera giusta. Quindi, dopo che mi sono bella spulciata abbastanza, comincerò il video. No, dai, a parte tutto. Finisco, mi sistemo, se no come al solito perdo i chilometri. Eccomi, ce l'ho fatta, perché mi sistemo, prima non mi riesco a sistemare. Allora, perché faccio questo video? Perché ci tengo ad essere precisa. Il video che ho fatto l'altro giorno sul perché vorrei lasciare YouTube era semplicemente un modo per parlarvi di quello che sentivo in quel momento e di come mi sento in quel momento e le mie sensazioni del perché io non sia più costante, eccetera, eccetera. A parte mi si vede tutto il reccisino, madonna che palle. Adoro le mie magliettine intrecciate. Poi mi chiedete come faccio a non amare le mie magliettine super intrecciate. Dunque, allora, quindi, sentire come mi sentivo in quel momento. Il discorso è questo. Se io avessi voluto già lasciare YouTube l'avrei già fatto. Non avrei fatto un video del perché lo vorrei lasciare. Perché ci sono state alcune persone... Giustamente, allora, non tutti possono capire quello che uno vuole dire, magari c'è chi non lo capisce, ma non perché è stupido, perché magari una persona ha un pensiero diverso da un'altra. Ora, io ci tengo a spiegarvi il perché e basta. Cercherò di essere un po' più costante, anche se sapete che, come vi ho detto, non sarò e non farò video extra important, però basta, cioè se il mio canale sarà un po' meno con un po' meno contenuti rispetto a prima, pazienza, cercherò di fare del mio meglio. Il giorno che veramente non ne posso più mollo e ciao. Comunque il giorno che chiuderò il canale, se lo chiuderò, non è che lo chiudo e cancello tutto, chiudo, basta, nel senso, solo perché non ne farò più. E qualcuno mi ha detto ho letto, ora leggerò comunque i commenti, ma uno dei commenti che è stato ripetuto un po' è stato quello, non è che vuoi fare come le altre youtuber che lo fai solo per fare pubblicità, ma la stai facendo lunga. La sto facendo lunga, cioè ho fatto un video in cui parlo e spiego. È vero che questi commenti qui sono stati pochi e quindi quelle veramente che so che hanno scritto dei bei commenti e quindi non ne vale, cioè capito, non è che io me la prendo. Però ci tengo a essere precisa e a spiegarvela sta cosa, sta maglia è troppo bella. Ok, cominciamo. Ho messo in primo piano quello di Lorenzo, ce l'ho messo io perché Lore mi segue da una vita, io adoro Lore e quindi ve lo voglio leggere. Mi dispiace un sacco se tu lasciassi YouTube, sei sempre stata un'ottima compagnia nei periodi davvero no. Adoro i tuoi video anche se non dici niente di che, amo il tuo modo di pensare e di ragionare, lo so che ti seguo dalla notte dei tempi. Dal punto di vista capisco il tuo discorso davvero, ma mi dispiacerebbe lo stesso tantissimo. Non condivido il tuo ragionamento sugli YouTuber e sugli smarchettamenti. Nel senso, è vero che se ne fanno tanti, soprattutto dalle più famose, ma ci sono anche molte persone che su questa piattaforma portano contenuti interessanti e genuini, come sono i tuoi. Detto questo, ti auguro comunque ogni bene. Allora, ci tengo a dire una cosa, gli smarchettamenti non sono una motivazione che mi fa lasciare YouTube, cioè non lo farei mai, però è una cosa che mi dà da pensare e mi dà da pensare specialmente sul pubblico di YouTube, ok? Però è verissimo quello che dice lui, che ci sono delle persone che sono veramente... che sono veramente il top su YouTube e lasciano davvero dei contenuti puliti. Comunque andiamo a leggere quelli un po' più clou. A parte che io non posso smettere di truccarmi, non ce la farò mai, però. Sì, ciao, giravo tutto. Allora, se ti pare vedermi al mese, no.
Allora, questo mi è piaciuto molto e quindi ve lo leggo. Camilla, credo di avere, e questa secondo me l'ha capita tutta, cioè c'ha proprio, si vede che qualcuno di voi mi conosce proprio dal midollo, anche perché, ripeto, vabbè, questo ve lo spiego dopo quando leggo quel commento lì. Camilla, credo di aver capito molto bene il tuo discorso, credo che tu sia semplicemente stanca, sia fisicamente che mentalmente. Nel senso, quando tu chiudi il telefono o il computer, tutti quei rapporti che hai con il tuo pubblico, cioè noi, per quanto tante e tanti ti vogliano bene, siamo affezionati, una volta chiuso lo schermo si chiudono i rapporti. Perché per quanto sinceri possano essere, rimangono virtuali. Poi ci sei tu con la tua vita, i tuoi pensieri, le tue cose e noi, il pubblico, non è lì con te. Perché alla fine della fiera è tutto artificioso. Anche il fatto che su YouTube puoi parlare proprio schiettamente di certe cose. E chi ci ha passato lo capisce, altrimenti può capire solo immaginare in parte. Penso sia frustrante, come tu hai fatto capire, essendo che ami la sincerità, questa forse, la sincerità qua forse ti senti legata. Poi è normale dopo 5 anni, contando pure che hai i cazzi tuoi per la testa, stare dietro anche a un canale sia stufante. Soprattutto se, come dici tu, lo trovi povero di contenuti. Forse vorresti offrire di più, ma per varie ragioni non puoi. Ovviamente abbassarti a fare video come le guru non ci stai, e c'hai ragione, perché sono ricchi di contenuti, ma tante volte rompono pure il cazzo con tutto il marketing di lusso. Tu hai bisogno di altro, vita vera e rapporti veri. Se ti sei stancata hai tutto il diritto, e se ti vuoi staccare stacca, se un giorno vuoi tornare allora tornerai. Questo è il commento, vi giuro, più bello e veritiero che poteva esserci. Il mio volervi spiegare determinate cose non è un volervi rompere le palle, era semplicemente il momento, in quel momento mi sentivo di dirvi questo e l'ho fatto. Ora vi leggerò un commento che sinceramente non è uno di quelli che mi ha dato da dire, ma veramente allora loro non hanno capito. Questa è anche una persona che mi segue da parecchio tempo, quindi adesso ve lo leggo. Allora... mi dispiace non vederti più, ok? Allora, ora prima di trovarlo, allora, questo non l'ho letto, lo leggiamo insieme per la prima volta. Ricordo che in un video di anni fa avevi detto che un domani avresti lasciato YouTube solo quando ti fosse passata la voglia, quando tu prima ti fossi stancata, perciò tutto questo ti fa onore, sei una bellissima persona, umile e dolce. Grazie, mi fa piacere che tu te lo ricordi, perché io non me lo ricordavo. Vabbè, gli rispondo dopo. Ok, volevo leggere uno di quelli che mi ha un po' più... Aspetta, aspettate, lo trovo, se no ci... Allora, l'ho trovato e ve lo leggo. Te ne parlai anche in privato, ma arrivata a questo punto mi fa un po' arrabbiare questo tuo continuare a dire che vuoi lasciare e che non riesci a fare video. Allora, chi mi conosce sa benissimo che sono una persona che tende a ripetere le cose. Però non avevo mai fatto un video dove vi spiegavo il motivo per cui volevo lasciare, no? Intanto. Poi la cosa che mi ha dato fastidio, e tu sai chi sei, io e lei ci siamo sentiti anche in privato, perché poi lei ha aperto un canale, l'ha chiuso uno perché non gli andava, ha aperto un altro. A me mi ha dato fastidio il modo in cui me l'ha scritto, perché, cioè, datti una calmata, cioè, non ti devi arrabbiare per una cosa del genere, perché, cioè, non ha senso. Parliamone tranquillamente e basta, cioè, intanto. Preferirei tu fossi più sincera e dire la verità, che YouTube non è più una priorità e non ti interessa più, visto che non fai altro che lavorare e basta. Perché la verità è che non hai nemmeno mai migliorato la tua situazione, non hai preso una camera, questo l'ho capito dopo, lei dice la camera per registrare, io avevo inteso la camera dove farli, pensate un po' come l'ho, e non cerchi nemmeno e prendi spunti per idee di nuovi video. Se deve trascinarsi così, sinceramente ti dico che per quanto mi piaci come persona, anche basta, a lungo andare sarebbe un prendere in giro i tuoi follower. Allora, uno, io non ho mai detto che YouTube, allora lei mi ha scritto,
preferirei tu fossi sincera e dire la verità che YouTube non è più una priorità e non ti interessa più. YouTube per me non è mai stata una priorità. Mai. Non l'ho mai detto. Stai molto attenta a quello che dici e pensa prima di parlare. Io non ho mai detto che YouTube era la mia priorità. Due, non ho cercato di migliorare video perché non me ne è mai importato niente. Io non ho mai chiesto... allora, io sono sempre stata la prima a dire so che fo determinati tipi di video e so che questo è il mio canale, il nostro canale, anzi, perché non è il mio. Mai, devo dire, il mio. Mai detto. Cioè... se io davvero avessi voluto prendere quella fetta di pubblico, cioè chi guarda determinati tipi di video, l'avrei fatto. Adesso i soldi ce l'ho, mi compravo una camera, mettevo uno sfondo, la luce l'ho comprata, quindi fatti due domande se ho comprato la luce, e avrei fatto tutto quello che dovevo per prendere anche quella fetta di pubblico. A me non interessa perché i miei video sono sempre stati altro. Non sono mai stati sistemare quello e l'altro, mai, quindi, intanto. Perché la verità è che non hai mai migliorato la tua situazione, non hai mai migliorato la tua situazione, l'ho migliorata perché non mi interessava. È come la camera, se la volevo comprare l'avrei comprata. Quindi non ti puoi permettere innanzitutto che si sta trascinando, ma come la vai? Cioè, io ve l'avrò detto in qualche video e non me la sento più e che non ho più lo spunto di prima, ma non ho mai detto e ho fatto un video così, cioè, quindi... come l'hai un'altra volta, è questa la cosa che mi dà più fastidio, perché come al solito si entra in merito a delle discussioni che non ha senso. Cioè, allora, io ho fatto un video preciso dove vi ho spiegato come mi sentivo, infatti chi veramente mi segue con amore e chi mi segue per delle motivazioni, perché gli piacciono le persone e per altri motivi, si è visto dai commenti che ha lasciato. Chi lascia un commento come questo, io prendo in giro le mie follower, cioè, allora, innanzitutto non siete delle follower per me, ma siete delle ragazze che mi seguite, siete le mie cieche, e quindi c'è, io non vi ho mai preso in giro e non ho mai mentito, è una cosa che non ne ho bisogno, a differenza di tantissimi su YouTube. Quindi io vi ho semplicemente espresso come mi sentivo, basta, cioè, capito? Non sono andata tanto sul discorso. Poi è logico che io non ho mai fatto video di un certo tipo, si sa, ma si è sempre saputo e sempre si saprà. Se io volessi migliorare il canale sotto quell'aspetto lo farei. Il problema materiale principale adesso è il tempo di fare dei video e quindi impegnarsi anche a... ok... non la sto tirando per le lunghe, perché se la volessi tirare per le lunghe avrei fatto come tirarla per le lunghe. Questo è un video dove vi spiego perché alcuni commenti non mi sono piaciuti e cerco di parlarne con voi. Sempre e comunque mi piace essere chiara. Ora, siccome se avessi già voluto chiudere il canale l'avrei già fatto, però a me dispiace, il rapporto che c'è con voi lo amo e quindi cercherò di fare di tutto per registrare. YouTube fortunatamente non è come Patreon, quindi non ho cioè quello devo fare, no. Una ragazza mi ha mandato dei prodotti Avon, un detergente, una crema, una lozione, però ho detto non voglio prendere magari questa collaborazione che poi uno dice ah lei fa solo collaborazioni, cioè lungi da me. Quindi cercherò di fare del mio meglio per poter... di nuovo cercare di fare video. Non sarò magari così costante, però ci tengo, non voglio chiudere il canale. Se dovesse essere, ripeto, sarebbe magari un periodo che io mi do uno stacco o un attimo di riposo. Cioè, ragazze, innanzitutto non è obbligo che io tenga aperto il canale YouTube. Cioè, da una persona che mi scrive questo, sembra che io sia obbligata ad avere un canale YouTube, ad averlo in un certo modo, e che io sia obbligata. Io non sono obbligata a fare niente, a dire niente con nessuno. Cioè, YouTube per me è sempre stato uno svago, ve l'ho sempre detto, non l'ho mai messo nei miei interessi principali, mai cicci, mai, quindi c'è, cioè, come l'hai? Camilla è sempre stata questo, Camilla è una ragazza che si spiattella davanti alla telecamera e vi dice guazzate, basta. Anche questa cosa che io prendo il mio canale povero di contenuti, bla bla bla, questa è una cosa mia, personale,
Ma l'essere povero di contenuti lo sarebbe comunque se io facessi tag del cazzo, cioè capito? Il canale che piaceva a me era quello dell'inizio in cui facevo video che parlavano di argomenti interessanti e importanti. Ora sarebbe anche abbastanza difficile farlo visto appunto il tempo che non ho. Però da qui in avanti, se tengo comunque aperto il canale, e lo terrò aperto perché cercherò di fare del mio meglio, vi giuro, non mi starò più neanche a fare troppi problemi del genere. Il mio canale adesso è questo, parlo di questo, boh, basta. Cioè non voglio stare a dire o a piangermi addosso quello, quell'altro, no. Io cercherò di fare i video che riesco a fare perché non vi voglio abbandonare, non voglio lasciare il nostro canale. E questo, boh, basta. La storia è questa. Io spero vivamente che mi abbiate capito quello che vi volevo dire, mi dispiacerebbe, ma tanto, ripeto, chi veramente è l'ha capito perché l'ho vista da commenti, quindi. Allora, ce n'era un altro che vi vorrei fare. Poi sono tutti che mi sostenete, quindi c'è. E ora mi voglio fare il tatuaggio su YouTube, sulle scie e su YouTube. Lunedì vado a farmi il tatuaggio con Luisa. Allora, dunque. Allora, qualcuno mi dice, ma non chiudere il canale. Ragazzi, il canale rimarrà per sempre attivo. Cioè, anche se io dovessi chiudere, tutti i video che c'è rimangono, non li cancellerei mai, non ha senso. Allora, vorrei esporti la mia opinione. Allora, Giustizia, una persona che comunque di solito mi scrive e fa dei bei commenti intelligenti, non l'ho letto, lo leggiamo insieme. Cara Camilla, ciao, come stai? Spero bene, non sei obbligata a restare su YouTube e non sarò certo io a costringerti o a tentare di farti desistere dal tuo intento. Ma vorrei esporti la mia opinione. Posto che ultimamente non ho più seguito tanto i tuoi video e temo anche ciò possa aver influito nella tua decisione di lasciare YouTube, tu sei una brava YouTuber, migliore di me. Detto questo, il fatto che il tuo canale non abbia più contenuti da portare forse è perché sei un po' stanca. E ci sta, d'altronde. Siamo in estate e questo è un periodo di riposo in cui va in vacanza per ricaricarsi. Vai in vacanza anche tu, al mare, in montagna, dove vuoi, intanto sfrutta questo tempo per riflettere. Purtroppo non posso andare in vacanza, quindi sono anni oramai che non vado in vacanza. Ma ti chiedo solo questo, riflettici se chiuderai o no il canale. Se dopo ti renderai conto di volerlo ancora chiudere, fallo. Ma nel frattempo ti accorgi di volerlo tenere, questo canale chiudessi potrebbe aprirsi un altro. Poi ne dovresti aprire un altro. Per favore riflettici, ti chiedo solo questo. Comunque ti ho esposto la mia opinione. Per quanto concerne parlare, ne approfitto per riposarti. Allora, verissimo, infatti io è per questo che ho fatto quel video, perché voglio lasciare YouTube, perché non sono convinta, perché se ero convinta, mi conoscete, l'avrei già chiuso. Ragazze, ciao, non fo più video, boh, arrivederci, cioè, capito? Questa ragazza ha scritto una cosa e mi ha un po' colpito. La verità è che hai ancora tanti problemi tuoi personali e finché non li risolverai quelli, se li risolverai, spero di sì per te, non potrai mai dedicarti appieno a YouTube. Allora, questo non è assolutamente vero, perché voi sapete bene che io sto cercando di risolvere i miei problemi, ma io per 5 anni ho tenuto aperto il canale, bimbo, ho avuto un sacco di problemi, eppure sono sempre riuscita, ma guardate che questo trucco non si vede una mazza, sono sempre riuscita a tenere aperto il canale, quindi non è assolutamente questo, ma anche perché se fosse questo, vi esporrei comunque questa cosa. Cioè, ragazze, io quello che vi vorrei far rendere conto è che sono sempre stata molto schietta e sincera con voi. Io non mi sono mai fatta troppi problemi di dirvi le cose come stavano, tantomeno di dirvi quello che pensavo, cioè, capito? Quindi se io vi dico che, cioè, boh, non lo so, è stato semplicemente uno sfogo, non è stato un video in cui io volevo tirar su chi mi, oddio poverina, o fare del vittimismo, per carità, cioè, però mi rendo conto che non è, allora, come qualcuno mi ha scritto, hai sempre detto che YouTube per te era uno svago, ed era, ok, esatto, proprio questo a me che mi ha fermato, proprio perché YouTube non è più per me. Oh, guardate, vedete perché quanto cambia una cavolo di sfumatura.
perché non è più... Allora, prima, anche se tornavo a casa strastanca, a pezzi, morta, la voglia di fare video era talmente grande che mi passava tutto in secondo piano. Cioè, capite in che senso? Tutto andava in secondo piano perché io avevo voglia di fare video. Purtroppo adesso, visto che questa voglia è scemata, e ripeto, l'unico modo e l'unica cosa che veramente mi tiene qui siete voi. Cioè, capito che vi voglio dire? Ma l'altra ragazza di cui vi ho letto il commento, infatti, l'ha capito benissimo, era quello che volevo dire. Ok, allora, non dopo 20 minuti di papier vi abbandono, perché insomma, non ve la voglio menare. Comunque, questo era quello che vi volevo dire, sì, non mollerò, ce la farò, ce la faremo. E niente, anzi ora faccio pure promosse bocciate e un altro video di Patreon. Ora il periodo e il momento in cui sono a casa lo devo sfruttare al massimo, perché poi quando rientro al lavoro, ciao. Io vi mando un bacio, spero di essermi questa volta fatta capire, e per qualsiasi cosa lo sapete, se ne deve sempre parlare, non ci facciamo problemi, e non mi voglio neanche fare troppi problemi se vi fa video troppo un po' capito?